perché la gente dovrebbe riporre in lei ancora la fiducia? Dovrebbe riporre in noi la fiducia e siamo convinti che la riporrà, perché in questi 5 anni abbiamo lavorato con serietà nell'esclusivo interesse dei siciliani, ma soprattutto dei palermitani che ho rappresentato. Abbiamo lavorato con coerenza. La storia dice che sono uno dei pochissimi deputati a non avere mai cambiato partito gruppo, abbiamo lavorato con competenza, con conoscenza dei problemi, approfondendoli, abbiamo lavorato con concretezza e lo faremo soprattutto in futuro per dare risposte alle tante esigenze, alle tante domande, ai tanti interessi legittimi che sono rimasti non ascoltati. Quello che è più importante è che noi in questi 5 anni abbiamo difeso i siciliani, lo abbiamo fatto perché ci siamo occupati delle categorie più deboli, lo abbiamo fatto partendo dai dipendenti pubblici, dai dipendenti delle ex province che hanno rischiato di perdere il posto e lo stipendio, dai tanti precari che reggono interi comunità, abbiamo fatto guardando ai forestali, guardando ai disabili per i quali abbiamo fatto una battaglia di dignità. Lo abbiamo fatto guardando a tutte quelle categorie, penso al mondo della formazione, massacrata da Crocetta e dai suoi soci, e che anche in questo caso, con una nuova legislatura di gente competente al governo, dovrà trovare le risposte che merita. Bagheria è per me la mia seconda patria, non soltanto perché ho tantissimi amici e qui accanto ce ne sono due che sono consiglieri comunali e che hanno rappresentato le istanze dei tanti bagheresi maltrattati da questa raccogliticcia e scadente amministrazione. Mi riferisco ad Angelo Barone e a Maurizio Logalbo, ovviamente, che continuano a fare il loro dovere in consiglio comunale, ciascuno nel loro ruolo, ma Bagheria è la mia seconda patria anche perché mi ha sempre premiato sotto il profilo elettorale. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare perché il futuro riservi a questa città tutte le prerogative che merita. Non è un paese, è una città che nella nostra provincia è seconda solo a Palermo. Basta andare in giro per vedere le bellezze naturali, ambientali, paesaggistiche. Bagheria merita altro, merita intanto un deputato che la rappresenti, e sarò io, merita anche un ruolo all'interno del prossimo governo regionale che metta Bagheria al centro della prossima agenda. Il vento dell'antipolitica scalfisce chi non ha basi solide, chi non ha basi culturali, chi non ha tradizioni familiari e personali solide. Io in questi anni, ed è la mia storia che parla, ho sempre lavorato per la gente, accanto alla gente, soprattutto a tutti coloro che soffrivano, e in Sicilia sono stati tanti. Noi vogliamo portare ai siciliani una nuova proposta di governo che si fondi su temi concreti. Vedete, a distruggere è facile, siamo tutti capaci. Io il vento dell'antipolitica l'ho vissuta in assemblea regionale. Il Movimento 5 Stelle ha pensato di destrutturare un sistema, non ci è riuscito anche perché all'inizio è stato alleato di Crocetta, noi non lo abbiamo mai fatto, siamo stati sempre con coerenza all'opposizione di Crocetta e del suo governo e della sua maggioranza. Loro avevano inaugurato il modello Sicilia, anche questo modo di fare ondivago secondo me è qualcosa che bisogna stigmatizzare.